Ce la provo? Aspetta, ancora da... Parla, parla. Prova 1, 2, 3, prova, 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 prova. Prova un attimo. Prova, prova, mi senti? No, col telefono tuo, che questo non... Dopo che è scelito è andato in diretta. Cioè, sta caricando. Sì. No, senti l'audio? Spostati un po'. No. Prova, 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 un pochettino si sente. Però questo lo metto a modo che il pallino sta verso fuori, il puntino. Ci sta pure il 7, okay. Ci sta pure il 7. Che... Ma però mo tengo in mano, si sente meglio. Sì, già 8, già 8. Già 14, già 14. Ma c'è più una cosa. Sì, lo appoggiare al collo così. Se no c'hai le mani libere, devi fare qualcosa e non si sbattono qui così via, quelli non sbattono. Cavilletina. Cazzo, mi chiamo, sto numero non c'ha nessuno, ho 2 anni che non lo uso, mi chiamano sul suo telefono. Niente liste, vabbè, faccio senza liste. Sperando che siano quelli. Capisce? Capisce? Ma mo guarda lì nella là. Stanno già tutti là.
li dai, quelli senza nulla ci stanno. Figa maglia rossa, eh. I bianchi sono? San Filippo Neri. Dimmi quando andare, eh? Sì, ci sto. Vado? Dal campo del Vista Aurelia, buonasera per la prima giornata di Champions Elite, gruppo B, San Filippo Neri contro Montagnone, le altre due sono sfidate ieri al Baroma contro la Locomotiv, scendono in campo agli ordini del signor antagonista gli assistenti De Carolis e Colonna. Queste le formazioni delle due squadre, il San Filippo Neri in maglia bianca, calzettoni e calzoncini neri, risponde il Montagnola maglia blaugrana, rosso blu, calzettoni e calzoncini blu scuri. Del zompo in porta per il San Filippo Neri, difesa 4, Bisci, Ciarniello, Gazzo e Bocci, centrocampo a 4, 4-4-1-1, da sinistra verso destra con De Marinis, Mantia, Carta e Chiese, trequartista Pacifici, unica punta Saltarelli a disposizione, ci sono Fratta, Ulisa, Ambrogi, Abdallah e Solari, risponde il Montagnola, 4-3-3, Denisov in porta, da quarta, da sinistra verso destra con Cecconi, Mariani, Lilla e Mattei, Falzoi, Gabrielli e Campoli, a centrocampo il tridente d'attacco con Luscia a destra, Filippetti a sinistra, capitano Guidi, unica punta a disposizione Braia, Privitera, Dentice, Ruggeri, Rossi, Micheli, Colucci, Bastesin, Canneti e Prete, da sinistra verso destra attaccherà la Montagnola in questi primi 40 minuti, ovviamente risponde da destra verso sinistra il San Filippo Neri. Breve comincerà la prima sfida tra loro del gruppo B, ricordiamo che il Baroma Locomotiv, sempre del gruppo B, ha giocato ieri. Abbiamo chiamato i giocatori per iniziare la sfida, la palla va al Montagnola, questa è la prima a far rotolare il pallone qui al centro sportivo Vista Aurelia. Montagnola, San Filippo Neri con il giro palla dei rossoblu da destra verso sinistra, subito una Cecconi, la palla in verticale, recupera bene con il tacco ancora Cecconi, scappa sulla centro sinistra, poi Guido larga ancora verso la sinistra, il cross, allora, torna di Cecconi che calcia con il destro, fermato anziere il numero 3 Cecconi, carico in ancora, rigore, salta con la testa, la stoppa, gira, può calciare, viene chiuso dalla difesa, poi ciurli, calcio Ciarniello, inizia Saltarelli, viene chiuso, inizia Solari, numero 9. Lancia in avanti, subito per Guidi, che stoppa bene con l'esterno, il calcio in porta, ottima parata sulla respinta, ancora ribattuta, cioè il gol di Guidi, 1-0 Montagnola al primo minuto di gioco, il lancio in avanti dalla difesa, quindi stoppa benissimo con l'esterno sinistro del piede, calcio a botta sicura, la risposta di Del Zompo, poi sulla ribattuta ancora Guidi con il mancino, 1-0 per Montagnola. Si sblocca subito, poco più di un minuto, Ciarniello, giro palla, verso il numero 4 Mantia, che si è abbassato nella difesa, giro palla da Gallo e Ciarniello, ora Gallo alza lo sguardo, andare in verticale, viene chiuso, allora abbassato verso Carta, lancio sul centro destra, di testa arriva Solari, sponda in dietro, perde però la Bocci, ancora Guidi, lascia una verticale, cercare l'inserimento di Filippetti sulla sinistra, Filippetti uno contro uno, contro Gallo, va sulla destra, scarica nella rigore, chiuso, in 11 Colucci, solo per qualche istante perché recupera ancora la sfera, può scalciare da lì, anzi la tocca corta, però per Guidi, va sul mancino, viene chiuso, poi ancora Guidi, sulla lunetta, si appoggia al numero 11 Pacifici, quindi sì, si Colucci, viene chiuso. Subisce fallo il numero 10 Campoli, davanti alla propria di
calcio di punizione in zona offensiva per la Montagnola. Vediamo che dopo un minuto di gioco, già 1-0. Con la freddo di guida, la prima azione del match, lancio in profondità. Gallo Cerniello non sono capiti, ne ha approfittato il numero 9 Guidi per segnare il gol del momentaneo fino alla decisiva 1-0. Ho spinto.
Chiaiese che è andato a fare il centrale di centrocampo. Solari subisce fallo. Fallo del numero 15 Lilla. Avanti lunetta del centrocampo. Prova il destro. Chiaiese, altissimo alle stelle. Privitera. Cambia indietro verso il numero 15 Lilla. Ora Dentice chiuso, ma riesce comunque a scaricare la sfera verso Privitera. Scarica verso Guidi. Sale il numero 9. Ancora in dietro da Dentice. Lancio in profondità verso il numero 7 Rossi. Chiuso. Un ottimo intervento di Del Zompo. Ciarnello. Mantia. Parte il numero 4, andava in verticale, chiuso però, ancora sbagliata però il suggerimento di Dentice verso Privitera, che poi rimedia l'errore del compagno, ancora Privitera. Gabrielli, Dentice, gira verso destra. Verticale verso Colucci. Cambia ancora in dietro verso Dentice, ora Mariani. Ancora il giro palla che si conclude a Denisov, il portiere, maglia blu. Mariani, ancora avanti la propria area di rigore. Suggerimento di Rossi, che preferisce però andare dal proprio compagno di reparto. Girano a vuoto i quattro giocatori offensivi del San Filippo Neri, che riescono a recuperare la palla solo in questa occasione per uno sbaglio di Colucci. Lancio in avanti di Chiaiese. Pinta buona per la conclusione di Solari, che l'ha scoppata con la coscia. Calcio d'importo in collo del piede. Allora, Denisov si è tuffato, una palla fuori. Privitera. Lancio in avanti sulla sinistra a cercare Guidi. Con la testa anticipa Gallo, ancora Guidi, supera anche Ciarnello, Guidi, interna di rigore, Guidi, mette sul destro, ancora Ciarnello, ottimo. Intervento difensivo del capitano in maglia numero 3 del San Filippo Neri, sempre uno dei migliori in campo. Mantia, alza lo sguardo, bagna verticale, ancora a cercare Solari, chiusa, ancora di testa da Lilla. Le difese stanno giocando molto bene. In una sola occasione San Filippo Neri riuscì a trovarsi impreparata nell'occasione del gol dell'1-0 dopo neanche un minuto di Guidi, che ha toccato tantissimi palloni. Uno di questi l'ha buttato dentro per il momentaneo e finora decisivo 1-0 del Montagnola. Lilla cambia gioco verso il numero 2, Privitera. Può salire centro-sinistra, scarica in verticale verso Guidi, spalla alla porta, suggerimento offensivo per Rossi, chiuso dal numero 20. Lascio in avanti, è buona, l'ha toccata quel canto che basta il numero 15 Lilla, per la disponibilità di Solari che ci aveva creduto. Lilla l'ha toccata, l'ha sfiorata anzi con la punta del piede. Privitera va in verticale da Rossi, che va via con uno stop bellissimo, esce ancora Del Zompo e la fa sua. Bello qui lo stop in velocità di Rossi, è uscito perfettamente Del Zompo e l'ha fatto. Ciarnello cambia verso Mantia, ancora zero pressing, ora arriva Guidi, lancio avanti di Mantia, è buono, esce Denisov, può ripartire con un lancio con le mani un po' corto a disponibilità di Gabrielli, che però passa con un tunnel, cambia ancora verso il numero 6 Mariani, può partire ancora al centrale difensivo, lancio in avanti verso Rossi, chiuso dal numero 20 Fratta, rimessa laterale in zona mancina per il Montagnola. Chiede scusa Denisov. Minuto 4 del secondo tempo. Gabrielli, Privitera, scarico indietro. Eccolo, il continuo giro palla del Montagnola. L'ho visto tantissime volte in questa sfera. Diciamo che si sta contentando dell'1-0. Corre a vuoto, sono stanchissimi il giocatore del San Filippo Neri. Lancio di Mariani verso la destra, cerca Nicolucci, testa non ci arriva, troppo lungo.
Non ci stanchiamo del giropalla, dice Privitera. È la palla che deve correre, non i giocatori. Va via benissimo Falzoi. È attaccato, pressato, non superato però. Dietro passaggio errato c'è. Ne approfitta Guidi con l'esterno sinistro. Ancora pericoloso il numero 9, il capitano. Palla fuori però. Dietro passaggio sbagliato del numero 19 Bocci. Ne aveva approfittato Guidi. Posizione defilata con l'esterno sinistro. La manata fuori. Ancora Guidi il più pericoloso del Montagnola. Ed anche l'autore del momentaneo 1-0. Carnello va in verticale verso Abdallah, chiuso da Colucci. Se c'è un cambio per il Montagnola, va a fare il mediano il numero 6 Mariani. Adesso vediamo chi entra. Numero 21 Mantia, carta, gira 2 di centrocampo, faggio orizzontale sbagliato, chiuso, può partire allora Bianchi, uno contro uno, Bianchi si ferma, anzi Rossi si ferma e torna indietro al numero 16 Gabrielli. All'invertire mezzo Colucci, calcio da terra, deviato, calcio d'angolo per il Montagnola. C'è quello per il Montagnola alla destra del portiere del Zompo, primo calcio del secondo tempo per il rossoblù. Cross esce con i pugni del Zompo. C'è Privitera sulla ribattuta, caccia col mancino, palla altissima. Gallo, giro palla verso Cagnello. Bocci, lancione verticale. Chiuso dal numero 24 Fred. Ora Colucci cambia ancora al centrocampo, chiuso però parte il numero 2 Chiaiese, che lascia sulla fascia sinistra dove c'è Solari, uno contro uno contro Prete, cross di Solari, prende in pieno Prete, rimessa laterale in zona offensiva Mancina per il San Filippo Neri. Già battuta, cambia con Abdallah, il cross in area di rigore deviato, invece no, va direttamente fuori, rimessa dal fondo per Montagnola. Con Denisov a battere. Lancio lungo di testa, spiove un giocatore del San Filippo Neri, niente buono ancora per Privitera. Gabrielli gira indietro verso Dentise, verticale sulla destra, c'è Colucci solissimo, punta Colucci che è mancino, va sul suo piede preferito, calcio in posta fuori. Ma che bella azione di Colucci, bel tiro con il collo interno. Ancora pericoloso il Montagnone. Il San Filippo Neri si è un po' addormentato in questo secondo tempo, stanco anche di vedere il giro palla da fascia a fascia del Montagnone, che un po' snerva il giro del San Filippo Neri, che corrono a vuoto e continuano a correre a vuoto. Gallo si rompe un po' la vita, ma conquista comunque, rimessa laterale perché l'ultimo a toccare è stato il capitano Guidi. Centrocampo non c'è nessuno in maglia bianca, ora arriva il numero 22 Abdallah. Chiaiese
centrodestra, può salire il numero 2, molto veloce, contrastato da Mariani, scivola Chiaiese e commette fallo sulla fascia destra. Calcio di punizione per il San Filippo Neri, era proprio Chiaiese sul punto di battuta. 3 in area di rigore per il San Filippo Neri, anzi ora arriva anche Mantia al limite del suo scarico, sale anche il capitano Cerniello. Il secondo palo va a Chiaiese, di testa proprio Cerniello a staccare e a schiacciare la sfera, la fa sua. Denisov si lamenta qui il mister della Montagnola perché la marcatura non c'è stata dei propri difensori. Anzi in avanti del Montagnola a cercare il numero 8, Dentise, bel suggerimento in area di rigore verso Rossi che è molto veloce, esce ancora del sompo, la complicità di Gallo con il fisico ha nascosto la sfera a Rossi. Cerniello, lancio lungo, chiuso, la Lilla, parte a centrocampo, allora ancora il Montagnola con Gabrielli, scambia verso Guidi, la verticale ancora verso Gabrielli, ancora una volta del zompo, esce dalla propria area di comfort e la blocca. Bocci, si abbassa Mantiella, fa sua, ogni riferimento è saltato per il San Filippo Neri, infatti è anticipato ancora da Colucci, Colucci ma con il mancino verso la porta, tiro a giro, altissimo, non scende quanto basta per trovare lo specchio della porta, ancora il rigoso Colucci, in anticipo sul giro palla difensivo del San Filippo Neri, numero 21 si era andato, mentre c'è ancora un cambio, devo un po' che uscire per il Montagnola, esce il numero 9 Guidi, di capitano andrà sul braccio di Gabrielli, è rientrato Filippetti che ora giocherà a destra mentre la punta ora è da farla Colucci, bello qui l'anticipo di Prete. Poi torna indietro dal numero 5 Mattei. Gabrielli, Riviterra, è salito il terzino. La verticale verso Rossi, stava male il pallone. Rimessa laterale per il San Filippo Neri, l'ultimo a toccare è il numero 8 Dentice. Tratta. Gira indietro verso Gallo. Cerniello ancora verso il proprio compagno di reparto Gallo. Su in avanti a cercare Solari. Sponda di testa, brividare in anticipo. Sul numero 19 Bocci, che è andato a fare l'esterno destro d'attacco. Gabrielli. Partita non propriamente vivace, abbiamo assistito finora tra San Filippo Neri e Montagnola, ma il tutto dice che San Filippo Neri è sotto 1-0. Gol di Guidi, bene qui, ottimo intervento di Tratta su Privitera. Poi perde, va alla Mantia, la recupera il numero 21 Colucci, che scambia sul proprio compagno. Che la perde, riparte ancora per qualche istante soltanto, l'ultima scivolata ottima di Colucci, la rimessa però per il San Filippo Neri. Anzi no, per il Montagnola. Mariani può anche calciare da lì, infatti prova la sua terra, fuori, ottima, qui l'intraprendenza di Mariani che si è fatto 5-6 metri, va al piede a calcio in porta dai 20 metri da sua terra, pare che si è brigato fuori dal palo. Mantia, lancio lungo a cercare ancora Solari, palla che passa Mattei,
poi Dentice, larga ancora, verso sinistra, verso Cannetti, lancio in avanti, sbagliato, Ciarnello anticipato dal numero 8 Dentice, allora ancora per lui, può calciare da lì, bella palla in verticale, verso Rossi, chiusa però benissimo qui da Chiesa, può trasformare l'azione da difensiva a offensiva, è chiuso però Chiesa, torna allora sui suoi passi sul mancino e serve il numero 8 Carta, ancora lui, verticale verso Mantia, si vede il triangolo tra l'8 e il 4, Mantia va verticale, chiuso da Privitera, può ripartire allora il numero 2. Lancio sulla destra di Dentice, in opposizione di Colucci, palla è per lui, troppo lungo, forse anzi ci arriva il numero 24 che prende cross in area di rigore, in due tempi del Sompo la fa sua. Mentre l'arbitro ha qualcosa da dire verso Bocci, mi dice di giocare invece di fare lo spiritoso al numero 19 del San Filippo Neri. Carta. La verticale ancora verso Carta che calcia in porta da lontanissimo. Denis Obba la fa sua e riparte subito corto da Lilla. Ancora Lilla, sulla posizione di Privitera, parla per lui, davanti a lui c'è Rossi, va in orizzontale a cercare Gabrielli, il nuovo capitano che tira in porta con il collo esterno del piede, palla fuori. Molto stanche le squadre, è vero, siamo metà giugno. Finita la stagione, ma c'è questa Champions Elite da portare a casa. Prima partita per loro nel gruppo B composto, oltre che da San Filippo Neri e Montagnola, da Alba Roma e Elocom. Tipo, lancio in avanti del numero 20 Fratta. In area di rigore. Verso Carta, entra sul mancino, vola sul destro, va giù. Non c'è niente, secondo il signor arbitro. Denisov. Privitera. Torna ancora indietro. Dal numero 15 poi Dentice non riesce ad arpionare la sfera, ancora buona verso Solari che non passa a Privitera, parte Magliani, larga verso Colucci sulla destra, doppio passo, va sul destro poi sul sinistro e poi scarica, forse è fuori gioco, infatti è così, anzi non era Colucci, era il numero 20 Filippetti. Mentre esce dal campo il numero 19 del San Filippo Neri, che è Sbocci, il capitano, il vice capitano, che rimane in 10 perché non ha più cambi, 3 infortuni per il San Filippo Neri. Gallo, Ciarnello, quindi giocherà in 10 in questi ultimi 20 minuti più recupero del San Filippo Neri, 3 infortuni, purtroppo aveva soltanto 2 cambi il San Filippo Neri, quindi diciamo che è costretto a giocare in 10 in questi ultimi minuti di partita. Lancio in avanti sulla sinistra verso Rossi che punta Gallo, va sul destro, può anche calciare, si appoggia dietro da Colucci, poi lascia il pallone a Dentice che calcia fuori dalla lunetta. Gallo su il numero 21 che scambia con Mantia, lancio in avanti verso Carta, chiuso Carta, da ancora un ottimo intervento di numero 6 Mariani. Calcio di punizione per il San Filippo Neri, fallo su Carta, uno dei migliori dei suoi, vuole provare in qualche modo. A recuperare il parziale fino a 1-0.
per il Montagnola, anche se un uomo in meno il San Filippo Neri. Mentre una terra Dentice che si deve lasciarsi una scarpa, un po' come gli pare Dentice. Quella si rialza. Gallo, nella di rigore, lo spiovente, Abdallà allunga il pallone, palla ancora buona, calcio in porta, deviato da un difensore, riparte ancora allora Dentice, che subisce fallo però. Fallo del numero 4 Mantia. Rivedera può partire, in avanti, verso Colucci. Torna in dietro. Lancio sulla destra, dove ci arriva il numero 20 Filippetti, che calcio in porta. La posizione difficile, difficoltosa. Infatti ho trovato soltanto l'esterno della rete. Gallo. Scambio con Mantia. Ora carta. Parte carta in mezzo ai due giocatori. Deve necessariamente fermarsi e ripartire dal proprio compagno di reparto Mantia. Cernello. Gallo ancora. Lancio in avanti a cercare ancora Solari, che ha corso molto, anche l'altro numero 9, rispetto anche a Guidi hanno corso entrambi i numeri 9. Solari però isolato. Non è riuscito a fare molto in zona offensiva. Ci ha provato una conclusione del primo tempo, che è sibilato fuori dal palo di Denisov. Lancio sulla sinistra, non riesce a stopparla bene Rossi. Palla che scorre e ora ci arriva il numero 7. Che punta. Scarico in dietro, verso Dentice. Palla che arriva a Gabrielli. Può anche calciare dai 30 metri, larga invece sulla destra, dove sale il numero 20. Filippetti, palla per lui. In avanti, ancora verso il numero 20, in scivolata, ci arriva Cernello, calcio d'angolo per il Montagnola, alla sinistra di Del Zompo. Battere andrà Dentice, con il numero 8, nel destro a uscire. Quattro giocatori in zona offensiva. Cross sul secondo palo, di testa in qualche modo c'era Prete, ancora Prete, in avanti, chiuso dal numero 20 Fratta, rimessa laterale per il Montagnola, zona difensiva. Gabrielli, Filippetti, poi Dentice, ancora verso Gabrielli, ancora Filippetti. Scambiano il pallone, due, può anche calzare lì Gabrielli, entra sul destro di rigore, chiuso dall'intervento del numero 8 Carta. Non c'è in avanti, dove non c'è però nessuno, è stacchissimo Solari, si vede, sono stacchi tutti i giocatori del San Filippo Neri. Oggi rosa abbastanza decimata, ricordiamo che anche in 10 per l'infortunio di Bocci non ha più cambi il San Filippo Neri. Mattei scambia con Lilla, davanti a lui c'è Privitera, palla proprio per il numero 2, davanti a lui ancora c'è Rossi, ancora sulla spera Rossi in anticipo, però c'è il numero 6 Gallo, recupera ancora palla Rossi, scambia con Privitera, nella di rigore c'è Dentice che calcia, palla che va ancora buona verso Dentice, calcia ancora fuori. Bella azione qui. Bene Rossi, che ha recuperato palla spalla a spalla contro Gallo, che è superiore, nettamente difficile, nettamente superiore. Raso terra in dietro, rimorchio verso numero 8 Dentice, che ha calciato in porta, deviazione di un difensore, palla arriva ancora buona verso Dentice, che calcia ancora fuori. Cernello, lancio in avanti a cercare ancora Solari. L'antenore di rigore non riesce a andare Solari. Cernello, anticipato dal numero 24
Prete, cross in area di rigore, c'è Cairossi, palla che però spiove e allunga. Lascia in avanti chiuso ancora dalla coppia Lilla Mariani. Ora siamo sul centro-destra da Prete. Mattei. Lancia in avanti quasi smorzato da Solari. Gabrielli. Ora Dentici sulla sinistra sale e riceve la sfera Privitera. Sta bene il pallone in terreno di rigore Privitera. Scarica indietro verso Rossi. Palla lasciata a Dentici che caccia fuori e attira Colucci. Altissimo. Metti più recupero al termine del primo tempo. Del secondo tempo. Trentesimo. Ok. 10 più recupero al termine del secondo tempo. Bene, qui Rossi è entrato molto bene in partita a recuperare la sfera. In terreno di rigore Rossi sul destro, doppio passo, calcia in porta, deviato. Palla fuori, calcio d'angolo per il Montagnola. Doppio cambio. Esce Prete. Ora Previsera va a fare il terzino destro. Ed è uscito il numero 20, Filippetti. E è rientrato il numero 11, Colucci, il fratello. Numero 21. Cross sul secondo palo. C'è Rossi, anticipato da Gallo. Colpo di testa. Anche Ruggeri con il numero 14 che va verso Dentice, può anche calciare Dentice, va corto verso Gabrielli, alza bellissima speranza era Mariani per Rossi che l'ha sbirgolata ma era fuori gioco. Gallo sbaglia orizzontalmente la recupera, allora numero 11 che d'esterno destro va verso Rossi, era Colucci. Rossi ancora recupera la sfera, bravissimo, benissimo il secondo tempo di Rossi. Va indietro da numero 8 Dentici sulla destra, ancora verso Colucci, palla ancora buona. Lilla, Ruggeri, Gabrielli, tira ancora verso il numero 15 Lilla, poi Mariani, lancio in avanti, stoppa male, a sfera Colucci, rimessa laterale per San Filippo Neri, meno di 10 più recupero al termine del secondo tempo, ancora 1-0. Per il Montagnola sta decidendo il gol di Guidi al primo minuto di gara. Tre contro tre offensivo per il Montagnola, per fila definitivamente, lascio profondo verso Colucci che corre, la palla corre più di lui e termina fuori. Carnello cambia con Fratta che se ne va benissimo a Ruggeri.
palla che passa, chiuso, però da Dentice che commette fallo. Allora, calcio di punizione di San Filippo Neri. Cinque più recupero al termine della gara. Mantia sul punto di battuta davanti il cerchio di centrocampo. Prossima di quei, cioè, non lo sto, va bene, può anche calciare, non riesce a girarsi, però può ripartire. Allora Colucci, è velocissimo Colucci, incredibile, 4 contro 3, Colucci, Privitera, Rossi, Colucci passa al primo, non metterla dentro, cross sul secondo, palo, l'ha mandata fuori, Rossi, non si sa come, da lì, dalla retta piccola, è riuscita a mandarla fuori Rossi. Ma che azione di Colucci, tutto il campo si è fatto. Lancio in verticale, preso in controtempo Privitera, che poi torna però sulla sfera e attende l'uscita di Denisov, che però non arriva. Allora Mariani riesce ad andare ancora dopo da Privitera, poi ancora Denisov, lancio in avanti, fuori, rimessa laterale per San Filippo Neri. Colucci, numero 21 Colucci, patata numero 11, scivola a terra e commette fallo. Già battuto dal calcio di punizione, Gallo. Lancio in avanti, di testa, riesce a puntarla con un difensore di maglia rosso-blu. Porta ancora per Colucci. Converge verso il centro. Va via Colucci, velocissimo, fortissimo Colucci, ancora. Cambio sulla destra, verso il numero 21, anche lui Colucci. Scivola a terra, avrebbe del vantaggio, si gira benissimo. Dentice, uno contro uno, doppio passo, ma sul mancino calcia, direzione di Gallo. Fa spazzarla il più lontano possibile. Ruggeri per chiudere definitivamente a meno di 5 al termine. Cross in mezzo di Ruggeri, non c'è nessuno. Ha bloccato il zompo. Vicino avanti di Gallo. Di testa Privitera. Di testa ancora Dentice. Mariani. Ciarnello. Solari ora fa l'esterno di sinistra, c'è Abdallà a fare la punta. Chiaiese, chiuso benissimo da Rossi, che può partire in velocità. Rossi, 2 contro 2, Rossi, il numero 7 contro Gallo, va col destro Rossi, si appoggia a Colucci che però non crede al suggerimento di Rossi, anche lui è entrato molto bene in partita, una batteria di esterni d'attacco. In Montagnola veramente, veramente bravi, veramente veloci, il dribbling secco sia Rossi, Filippetti che Colucci, su tutti, determinanti esterni d'attacco. Palla, eccolo per Rossi, in area di rigore. Rossi se l'è mangiato anche questo, manca un po' di concretezza sotto porta a Rossi, la sarebbe devastante. Almeno per quanto ho visto in questo secondo tempo. Gallo. E poi già Davide Chiaiese. Cross, una rigore che però non arriva. Ora sì, in qualche modo. Si gira Mantia, riesce a calzare, invece no. Chiuso, ancora, da un ottimo. Di partita di Villa. Dentice poi, intervento quasi killer di Chiaiese. Partita tranquillissima, senza neanche un ammonito tra parentesi. Sì.
non è ancora terra dentice. Mentre denti devo dire qualcosa all'arbitro. Ruggeri, in verticale verso Colucci, chiuso da Gallo. Carnello. Lancio deviato dal numero 6 Mariani. Poi Colucci, ancora Mariani. Sulla fascia destra, punta Carnello, va sul mancino Mariani. Ora Colucci, 5 minuti di recupero. Gallo. Gli ultimi 5 minuti di gara di San Filippo Neri Montagnola, 0-1, con 0 ammoniti. Partita molto tranquilla che si sta incattivando per questo momento. Fallo di Mantia. Partita che poi in realtà non è stata mai messa in discussione dal Montagnola, che ha governato attivamente da lì dietro con il reparto difensivo solido. Mariani, Lilla, Mattei e Canneti, e anche Ceccon e Privitera, hanno giocato un'ottima partita. I esterni d'attacco sono stati determinanti, anche se il gol poi era dal solito Guidi. I esterni d'attacco però imprendibili, come Filippetti, Rossi, e ribadisco ancora su tutti i Colucci, numero 11. Un centrocampo di tanta qualità e tecnica, con Campoli, Gabrielli, Falsoi, intanto anche Denti, c'è Prete. Ottima squadra. È la seconda in campionato, ha dimostrato di essere una delle più forti. Seconda soltanto al Maccabi, è una corazzata. Recupera ancora a centrocampo Gabrielli. In avanti per Colucci, che tiene la rigore scivola a terra senza fallo. Gallo può ripartire, è vero che il San Filippo Neri oggi era quasi decimato, è rimasto anche in 10 per i vari infortuni, 3 infortuni, 2 nelle prime mezz'ora di gara, però non ci ha neanche provato. Ora tiraccio da lontanissimo di Solari, non si è neanche provato. Il più pericoloso Solari, con queste conclusioni da oltre 40 metri, è un tiro nel primo tempo a sfiorare il palo. E no, veramente poca roba oggi il San Filippo Neri, che però non si è disunita ed ha difeso il quanto possibile molto bene. Il risultato poteva essere più ampio. Il 2-0 è stato annullato, rovesciata di Canneti per fallo. Rossi, 2-3 gol se li ha divorati. Guidi anche possibilità di fare doppietta, ce l'ha avuta più di un'occasione, però si è mangiato, sprecato tanto il Montagnola, eh? Però è in vantaggio, però 1-0, il gol di Guidi dopo il primo minuto ha deciso finora questa sfida, questa prima sfida in Champions. Intanto in qualche modo ci stava provando a pareggiarla il San Filippo Neri con il cross sulla sinistra di Solari, il numero 20 Fratta, si è ritrovata lì, è saltato in controtempo con la coscia, l'ha presa, un passaggio però verso Denisov. Questa forse è l'azione più pericolosa del San Filippo Neri, è da 3 minuti dal termine. Bene qui Chiaiese, Colucci, scusate, che allarga verso il numero 11, ancora Colucci, cross verso ancora il fratello, il numero 21, che tira la rigore sulla sinistra, va giù, scivola, non c'è niente. Secondo arbitro antagonista, lancio in avanti a cercare il suo aria, una delle ultime azioni. Sembra che si sia svegliato San Filippo Neri, quando manca poco, però c'è solo un gol a dividere le due squadre. Con un uomo in meno ci prova San Filippo Neri. Pensa tale battuta. Subisce fallo. Lilla in zona difensiva. Bene qua,
Lancio in avanti, guarda il cronometro, l'orologio, signor antagonista. Galle e Cianello chiudono in due a Lauli e Benji. Ora Carr, cambia ancora con Cianello, per l'ultima occasione. Tre ne salgono lì davanti, lancio in avanti a cercare Solari che non ci arriva perché viene chiuso da Mattei. La spazza più lontano possibile, ma c'è ancora da giocare, fa giocare antagonista. La spazzata, l'arbitro guarda l'orologio, non c'è più tempo. Triplice fischio dopo 80 minuti di San Filippo Neri Montagnola. Il risultato vede gli ospiti vincere la gara 1-0 grazie al gol di Guidi per 1-0. La ribadisco il risultato di San Filippo Neri Montagnola: San Filippo Neri 0, Montagnola 1. Il gol del capitano Guidi dopo un minuto. Domani ti porta a fare il terzo metri.